Oggi è una giornata importante per il comune di Polesella, è arrivato un grande campione, Tiago Motta, per la cittadinanza onoraria. Ecco, sei emozionato di questo riconoscimento, insomma, che ti dà il nostro comune? Molto, non solo per la città ma per me, un grande orgoglio, mi sento finalmente con questa cittadinanza onoraria, mi sento finalmente italiano e bueno, sono contentissimo di essere, sono contentissimo di ricevere questa onorificenza e bello, molto bello. È la prima volta che passi in Polesine? Sì, è la prima volta, mi ricordo il mio papà che aveva passato nel 2001 e poi una seconda volta, immagino nel 2005, e sono passati tanti anni, ma poi dopo nel 2010 o 2009 quando sono arrivato mi ricordo uno dei familiari che venivano anche alla Penetina, vuol dire che mi sono sempre sentito una grande accoglienza, un grande affetto da quando sono in Italia e mi sento felice e orgoglioso oggi. E adesso insomma che c'è questa cittadinanza, tornerai magari a trovarci e vedere anche le meraviglie che ci sono in questo Polesine? Sicuramente sì, avrò anche con la fortuna di portare la famiglia, perché penso che sia importante anche per le mie bambine, ho tre figlie, e di conoscere le nostre origini, sicuramente sì. Grazie. La cittadinanza onoraria a Tiago Motta con deliberazione del Consiglio Comunale numero 15 in data 28 aprile 2023 con la seguente motivazione. La sua storia sportiva, fatta di straordinari successi internazionali e moltissimi campionati europei e contraddistinta da decine di partite con la maglia della nazionale italiana, rappresenta un esempio di compimento di una strada fatta di sacrificio e di impegno e, idealmente, collega il suo percorso personale a quello dei nostri migranti che tra fine 800 e primi del 900 cercarono fortuna in Brasile e in Sud America.